l'umanità ha finalmente realizzato il suo antico sogno: stabilire un avamposto permanente sulla Luna. Non si tratta più di una semplice base scientifica, ma di una vera e propria colonia brulicante di vita e attività che conta ormai circa 80.000 individui. Nova Luna, così venne chiamata. Migliaia di persone provenienti da ogni angolo del pianeta hanno scelto di fare della Luna la loro nuova casa. Abbiamo creato l'impossibile, abbiamo dato vita a nuove forme d'arte e di divertimento e, contro ogni previsione, una spinta all'economia della Terra. Ma come ci siamo riusciti? Partiamo dall'inizio. Bentornato, bentornati a tutti gli amici di Agente Arcano. Finalmente sono riuscito a pubblicare il nuovo video. Oggi si parla della Luna, vi porto sulla Luna. Se non mi conosci, se sei arrivato qua per la prima volta, sappi che in questo canale si parla di simulazioni fantascientifiche, quindi parto da notizie reali e da lì fantastico, diciamo così, e mi invento delle storie che potrebbero essere anche abbastanza plausibili. In questo video specifico parliamo di come abbiamo fatto a costruire la prima città sulla Luna. Naturalmente partiamo dalla missione Artemis, quindi una missione di cui stanno parlando proprio in questo momento, e da lì, diciamo, è partita un po' di idee, un po' di situazioni che non vi voglio svelare, ma anzi vi invito a guardare il video fino in fondo, perché alla fine vi chiederò di intervenire direttamente a ognuno di voi. Pertanto, se ti piacciono questi contenuti, se pensi che questo canale sia uno dei tuoi, diciamo, nella lista dei preferiti, ti invito a iscriverti, a mettere un like e più che altro commentare e condividere con gli amici questo video o questi video. Detto questo, non perdiamo altro tempo e immergiamoci su Nuova Luna. Era il 2024. La seconda fase della missione Artemis della NASA era in pieno svolgimento. L'equipaggio orbitava intorno alla Luna da una settimana, scrutando minuziosamente la sua superficie. E proprio durante questa esplorazione si è verificata una scoperta sensazionale. Un antico ed immenso tunnel di lava. Si tratta di una vera e propria grotta naturale, formata da antiche eruzioni vulcaniche lunari. Un ambiente protetto e ricco di risorse, perfetto per lo sviluppo di una comunità sostenibile sulla Luna. La scoperta ebbe un impatto talmente significativo da spingere la NASA a ripianificare completamente le proprie missioni lunari. L'idea originaria di Artemis, che prevedeva un'esplorazione orbitale di una settimana, fu accantonata per fare spazio a un progetto ben più ambizioso: la creazione di una base lunare permanente proprio all'interno di questo straordinario tunnel lavico. I motivi di questa scelta erano evidenti. Il tunnel offre una protezione naturale contro i numerosi pericoli presenti sulla superficie lunare, come le radiazioni solari, gli sbalzi termici estremi e la polvere lunare, estremamente abrasiva. Un rifugio perfetto per iniziare a colonizzare il nostro satellite. Inoltre, la fortuna volle che questa grotta naturale si trovasse in una posizione strategica, vicino al polo sud lunare. In questa zona si concentrano le riserve di acqua ghiacciata, fondamentali per la sopravvivenza di una futura colonia lunare. Nel 2027 un evento storico segnò l'unione delle principali potenze mondiali: Stati Uniti, Cina, Russia, Unione Europea e India. Mettendo da parte le rivalità passate, queste nazioni decisero di collaborare come mai avevano fatto prima, condividendo risorse, tecnologie e competenze per un obiettivo comune: stabilirsi sulla Luna. Nacque l'Agenzia Spaziale Globale. L'obiettivo era ambizioso: creare una colonia permanente all'interno dei tubi di lava lunari. Per realizzare questo sogno era necessario sviluppare tecnologie all'avanguardia in grado di affrontare le sfide uniche dell'ambiente lunare. Il primo passo verso la colonizzazione dei tubi di lava è stato compiuto nel 2028. 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and lift off of Space Shuttle Atlantis. Decine di lanci spaziali hanno portato sulla Luna i primi robot addetti alla mappatura laser del tunnel.
questi robot pionieri hanno fornito dati preziosi sulla struttura e sulle caratteristiche del tunnel, informazioni essenziali per la pianificazione successiva. In contemporanea, la Cina fece un passo da gigante sviluppando un innovativo progetto per la produzione di mattoni da costruzione utilizzando la regolite lunare. Il robot addetto a questo compito, soprannominato Chinese Super Masons, fu finalmente svelato al mondo. Dopo mesi di preparativi, il robot cinese iniziò il suo lavoro. Con precisione e meticolosità, sigillò l'apertura del tunnel, poi creò un enorme airlock in grado di permettere l'ingresso controllato di robot e materiali futuri. Nel frattempo, all'esterno, altri robot dispiegarono un campo di pannelli solari per l'approvvigionamento energetico. Gli accumulatori, naturalmente, erano all'interno del tunnel, che lentamente venne illuminato grazie all'installazione di potenti impianti a LED, che in futuro sarebbero serviti anche per simulare il giorno e la notte al fine di rendere meno opprimente la vita dei coloni, chiusi di fatto dentro una grotta. Anno 2030, un momento storico per l'umanità. I primi 10 coloni mettono piede a Pax Lunaris, così venne nominata la base lunare situata all'interno di un tunnel di lava, diventata la loro nuova casa tra le stelle. Il robot cinese, instancabile pioniere, aveva già provveduto a costruire alloggi confortevoli, laboratori all'avanguardia e una serie di edifici adibiti a svariate funzioni. Il compito dei coloni era ora quello di allestire i materiali, i computer e gli arredi, sapientemente stoccati dai robot durante le missioni precedenti. Un lavoro meticoloso che richiedeva un occhio umano attento per revisionare i robot e completare i controlli necessari per il buon funzionamento della base. I successivi 15 anni furono un vortice di scoperte scientifiche e tecnologiche. Uno studio rivoluzionario condotto proprio su Pax Lunaris confermò la possibilità di coltivare piante nella regolite lunare, aprendo le porte a un futuro sostenibile. Questa possibilità era già stata appurata nel maggio del 2022 dalla NASA, ma con risultati non troppo eclatanti. Grazie ad un lavoro incessante, il tasso di successo crebbe esponenzialmente, portando alla realizzazione di una serra immensa. Illuminata artificialmente, ospitava un'incredibile varietà di vegetali commestibili e piante destinate alla produzione di legante polimerico per la bioplastica, fondamentale per l'espansione della base lunare. La tecnologia genetica giocò un ruolo chiave nel modificare il DNA delle piante, rendendole più resistenti all'ambiente lunare ostile. Non solo. I progressi in laboratorio offrirono risultati promettenti anche per l'essere umano, con l'obiettivo di rafforzarlo e adattarlo alle sfide della microgravità e delle radiazioni. Ma la vera svolta arrivò solo nel 2065. Anno 2065, un traguardo epocale per l'umanità. Il primo ascensore spaziale viene finalmente inaugurato sulla Terra, rivoluzionando il trasporto di materiali nello spazio a costi ridotti e con velocità mai viste prima. Se vi siete persi il video che racconta questa incredibile impresa, il link è in descrizione. Questa innovazione segna l'inizio di una nuova era, la colonizzazione lunare. La tecnologia necessaria è finalmente disponibile, così come innovative soluzioni per affrontare le sfide dell'ambiente lunare ostile. Nova Luna, la prima città extraterrestre. L'espansione della base lunare richiede enormi quantità di materiali, che si traducono in un numero elevato di viaggi cargo con razzi. Inoltre, l'energia proveniente dai pannelli solari, unica fonte energetica disponibile sulla base, è insufficiente per alimentare Nova Luna, la prima città extraterrestre in fase di progettazione. La soluzione arriva con il trasferimento sulla Luna di 2 mini reattori nucleari progettati dalla Russia nel 2035 e perfezionati successivamente dall'Agenzia Spaziale Globale. Con un'energia finalmente stabile e abbondante, si può dare il via alla costruzione di un avamposto minerario con molteplici obiettivi. Sfruttamento delle calotte ghiacciate.
L'estrazione di acqua, ossigeno e idrogeno dalle calotte ghiacciate vicine all'avamposto lunare permette di ridurre i costi dei viaggi di ritorno sulla Terra, riutilizzando l'idrogeno come combustibile per i razzi. Estrazione di elio 3. La regolite lunare è ricca di elio 3, un elemento fondamentale per i nuovi sistemi di fusione nucleare, la quale offre numerosi vantaggi rispetto alla fissione nucleare tradizionale. Con l'avamposto minerario in funzione, la Luna inizia a ripagare i cospicui investimenti fatti in passato, attirando l'attenzione di imprenditori, compagnie minerarie e migliaia di individui pronti a sfruttare questa nuova miniera d'oro. Anzi, di elio 3. Una rivoluzione tecnologica permise la realizzazione di un materiale innovativo chiamato Flexiglass. Questo composto di polimeri ultraresistenti e vetro, rinforzato con nanotubi di carbonio, offrì una schermatura efficace contro le radiazioni solari e rappresentò la base per la costruzione della prima cupola geodetica trasparente su scala cittadina. Grazie all'ascensore spaziale, enormi quantità di pannelli Flexiglass furono trasportati sulla Luna. I robot, instancabili collaboratori, assemblarono questa meraviglia ingegneristica moderna, la Moon Dome. Un'altra importante scoperta fu quella di un sistema di schermatura elettrostatica. Questo sistema respingeva le particelle di regolite, impedendo alla polvere abrasiva lunare di sporcare i vetri della Moon Dome, prevenendo la corrosione e garantendo la trasparenza della struttura. Con la costruzione della Moon Dome, tutti gli alloggi e i laboratori furono trasferiti da Pax Lunaris a Nova Luna. Tuttavia, la grotta lavica non fu abbandonata. Anzi, venne adibita a stoccaggio della vita. Una nuova banca dei semi, identica a quella già presente alle Svalbard, fu creata all'interno di Pax Lunaris. Qui, migliaia di semi di piante e fiori furono conservati in un ambiente ideale per la loro preservazione. Accanto alla banca dei semi, la serra fu ampliata e trasformata in una serra idroponica, sfruttando l'abbondante disponibilità di acqua. La produzione di vegetali aumentò, alimentata da concime ricavato da attività umane. La sicurezza della colonia lunare era una priorità assoluta. Nova Luna, priva dell'atmosfera protettiva della Terra, era vulnerabile all'impatto di meteoriti e asteroidi. Per contrastare questa minaccia, i coloni decisero di installare un innovativo sistema di difesa, scudi laser ad alta potenza. Questi scudi, basati su potenti laser, erano in grado di distruggere o deviare i meteoriti in rotta di collisione con Nova Luna. I laser, alimentati da reattori nucleari miniaturizzati, erano controllati da un sofisticato sistema di rilevamento satellitare e tracciamento, in grado di identificare e intercettare le minacce celesti con estrema precisione. Il sistema di scudi laser era solo uno dei componenti di una strategia di difesa multilivello. In aggiunta, la colonia era dotata di sirene di allarme precoce, che avrebbero avvisato la popolazione in caso di imminente pericolo e di rifugi sotterranei in grado di resistere all'impatto di meteoriti di piccole dimensioni. Nova Luna conobbe un rapido sviluppo urbano, con la costruzione di sempre più strutture ricettive per i lavoratori che si spostavano tra la Terra e la Luna. Di conseguenza, nacque una rete capillare di servizi per rispondere alle esigenze della crescente popolazione, come alberghi, bar, ristoranti e un ospedale. Nonostante la maggior parte del cibo proteico venisse ancora importato dalla Terra sotto forma di carne essiccata sottovuoto, in alcuni ristoranti di lusso si poteva gustare un pasto gourmet come sulla Terra. Iniziava a delinearsi un'offerta ad alto costo per i viaggiatori più facoltosi, come ad esempio quest'albergo, il Moon Hotel, che si ergeva leggermente isolato da Nova Luna, dentro una cupola tutta sua finanziata da privati, che offriva viste mozzafiato della Terra, stando comodamente distesi a letto. Piano piano si afferma una nuova frontiera dell'espressione artistica, l'arte lunare. Si tratta di una forma d'arte unica e pionieristica che sfrutta le caratteristiche peculiari dell'ambiente lunare per creare opere di grande fascino e valore scientifico. Al posto di pennelli e tele tradizionali,
gli artisti lunari impiegano la regolite come pigmento o materiale da costruzione, dando vita a sculture e dipinti che sfruttano l'illuminazione naturale e artificiale per generare effetti scenografici mozzafiato. Nel 2072 fu accordata all'unanimità la costruzione del primo luogo di culto cristiano a Nova Luna, la Basilica di San Francesco delle Stelle. A questo seguirono altri luoghi di culto di diverse religioni, sottolineando l'impegno della città verso la diversità e l'inclusione. Infine, nel 2075 venne decisa una no-fly zone vicino ai siti ormai antichi dei primi allunaggi in onore del nostro percorso evolutivo nell'esplorazione spaziale. Tuttavia, il Mare della Tranquillità, sito pieno di impronte lasciate da Neil Armstrong e Buzz Aldrin, è diventato un'ambita meta turistica purtroppo ancora riservata a pochi facoltosi viaggiatori. In uno dei crateri più famosi della Luna, il cratere Tycho, venne installato un innovativo e potentissimo telescopio che venne nominato Occhio di Artemis, in onore dell'omonima missione NASA del 2024. Questo colosso di acciaio e vetro puntato verso le profondità dell'universo rappresenta l'avanguardia dell'astronomia moderna. L'Occhio di Artemis non è un semplice telescopio. È un complesso sistema di specchi, lenti e sensori all'avanguardia, frutto di decenni di ricerca e collaborazione internazionale. Le immagini furono sbalorditive. Nova Luna è diventata una vera e propria città. Nel 2085 prese vita un nuovo sport lunare chiamato Moon Basket, che in sostanza funzionava come il basket normale, ma i canestri erano situati molto più in alto, a tutto vantaggio dello spettacolo dato dai lunghi salti acrobatici dei giocatori. Le persone vivevano qui per periodi sempre più lunghi. L'ingegneria genetica aveva potenziato le capacità adattive del corpo alla bassa gravità, anche se non era riuscita ad evitare uno strano effetto collaterale che portava alla perdita dei capelli. Problema che svaniva una volta rientrati sulla Terra. Anno 2090. La storia ha segnato un nuovo capitolo. La colonia lunare, dopo decenni di crescita e autonomia, ha finalmente ottenuto l'indipendenza dalla Terra. Un traguardo storico raggiunto con determinazione, diplomazia e una visione audace per il futuro. La neonata nazione lunare, battezzata Selene, si apprestava a scrivere la propria carta costituzionale, definendo i principi fondanti della sua società e le sue relazioni con la Terra. Un processo complesso e delicato che coinvolgeva l'intera popolazione lunare in un dibattito aperto e inclusivo. Per affermare la propria sovranità economica, Selene ha introdotto la propria valuta, il Selenio. Una moneta digitale basata sulla tecnologia blockchain, sicura, trasparente e svincolata dai flussi economici terrestri. Per garantire la sicurezza dei suoi cittadini e tutelare l'ordine pubblico, Selene ha istituito una forza di polizia, i Guardiani di Selene, un corpo altamente qualificato, addestrato per affrontare le sfide uniche dell'ambiente lunare e per garantire la sicurezza della popolazione e delle infrastrutture. L'indipendenza di Selene non era solo un traguardo in sé, ma un passo fondamentale verso un obiettivo ancora più ambizioso: la conquista di Marte. La Luna, con la sua bassa gravità e la sua vicinanza alla Terra, era il luogo ideale per stabilire un avamposto permanente, una base operativa per future missioni verso il pianeta rosso. La bassa gravità lunare avrebbe reso più facile e conveniente il lancio di razzi verso Marte. I veicoli spaziali avrebbero potuto decollare con un carico utile maggiore, utilizzando meno propellente e raggiungendo il pianeta rosso in tempi più brevi.
Attualmente si sta discutendo di costruire un ascensore spaziale anche sulla Luna, in modo da rendere ancora più veloce ed economico lo scambio di materiali in previsione di progetti futuri. Infine, proprio ieri, nella serra, è stato trovato un insetto e oggi è nato il primo Dei Lunari, un essere umano concepito e nato qui sulla Luna. Sta benissimo ed il suo nome è... Scrivetelo voi nei commenti. Thank you.